Nata alla fine dell'Ottocento dalla mente geniale dell'ingegnere croato Nikola Tesla, è una delle invenzioni più intriganti e suggestive della scienza, che ancora oggi stimola e affascina la nostra immaginazione. È la bobina di Tesla. Benvenuti su Lightning Channel. Oggi parleremo dell'ormai nota bobina di Tesla. Cercheremo di capire come è fatta, come funziona e come costruirne una. La bobina di Tesla è molto simile a un classico trasformatore con i suoi due avvolgimenti, ma ognuno presenta in serie un condensatore, il che fa di ognuno di essi un circuito oscillante LDC. Il segreto sta nel far oscillare i due circuiti alla stessa frequenza in modo tale da avere il massimo trasferimento dal primo al secondo. Diamo un'occhiata al circuito. Un trasformatore provvede a caricare il condensatore, che una volta carico si scarica nello spinterometro, chiudendo il circuito. La carica-scarica del condensatore genera delle correnti che iniziano a oscillare nel circuito con una certa frequenza, la stessa che ritroveremo nel campo magnetico generato dal primario ogni qualvolta ne viene attraversato. Ognuna di tali variazioni induce una corrente nel secondario che inizia così a oscillare. Se i due circuiti sono accordati, ogni nuovo impulso si sommerà col precedente, sino a ottenere in uscita voltaggi sempre più elevati. Quindi occorre costruire il dispositivo in modo da rispettare certi parametri. Quindi la bobina dovrà avere una certa lunghezza, il terminale di scarico una certa capacità, eccetera, eccetera. Cominciamo. Anzitutto occorre procurarsi un trasformatore di alimentazione ad alto voltaggio. Qui vedete alcuni esempi: Orbit, MOT, Neon Sand Transformer, Flyback. Essendo questa la sorgente di alimentazione primaria, i componenti dovranno essere dimensionati ad essa. C'è da dire che non esiste un trasformatore migliore di un altro. Ogni trasformatore ha delle proprie caratteristiche, tutto dipende dalle nostre esigenze. Per la mia bobina didattica a bassa potenza, ad esempio, io ho scelto un Orbit da 8 kV a 34 mA, non eccessivi, ma tutto sommato ha ottime prestazioni. Ricordate che nulla si crea e nulla si distrugge, perciò maggiore è la potenza del trasformatore, maggiore sarà la lunghezza della scarica in uscita dalla bobina. Il secondo componente è il condensatore. I suoi valori devono essere specifici per il trasformatore che utilizziamo. Quindi occorre calcolare la capacità necessaria. Esistono diversi software di facile utilizzo, grazie ai quali, inserendo i valori del trasformatore, viene calcolato il valore del condensatore necessario a formare con esso un circuito risonante adatto. Il voltaggio è molto importante, poiché un trasformatore da 8 kV ha picchi di tensione di 11, quindi un condensatore da 8000 V non avrebbe vita lunga. Inoltre, se il condensatore non si scaricasse correttamente durante i cicli di alta frequenza, potrebbe trattenere la carica, arrivando a tensioni ben più alte. È bene quindi costruire condensatori capaci di reggere almeno 2 o 3 volte il picco di tensione. Non esistendo condensatori con tali valori, è necessario costruirli. Il metodo più semplice è quello di utilizzare singoli condensatori da unire tra loro in serie parallelo, sino a ottenere il valore desiderato. Occorre saldare i capi dei condensatori in serie, sino a ottenere la tensione desiderata, e a questo punto unire diverse di queste stringhe in parallelo sino all'ottenimento della capacità desiderata. Inoltre è necessario saldare ai capi di ogni condensatore una resistenza da 1 a 10 megaohm come partitore di tensione. In questo modo la tensione si distribuisce uniformemente tra i condensatori e in più, a fine utilizzo, essi si scaricano, evitando la permanenza di pericolose scariche letali. Lo spinterometro è lo spazio in cui il condensatore si scarica producendo le oscillazioni. Nella versione più semplice può essere formato da un paio di viti affacciate, ma è bene costruirlo con criterio per aumentare le prestazioni della bobina. Il modo migliore è frazionare la scarica tramite uno spinterometro aperto in più punti e ponendo inoltre delle ventole. Questi accorgimenti servono a estinguere la scarica il più rapidamente possibile, poiché essa ionizza l'aria,
il che tende a mantenere viva la scintilla, impedendo la corretta cadenza delle oscillazioni.